Resumirlo il risotto. La signorina invece è già andata sulla torre. Piena di capelletti e devo controllare che di non essere rimasta macchiata un po'. Chi l'avrebbe mai detto? Avevano messo super pioggia oggi. Bisogna cambiare i piani del weekend, del sabato allora. Che bello. Farò un giretto. Allora, cominciamo con il portare fuori. Ho trovato il mio solito spick spack, ma questo qui è indicato per la presenza di animali, comunque provo a usarlo. Via, 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 via. Ci sta mettendo un sacco ad asciugare. Bonnie è proprio odore bagnato, accidenti. Bene, adesso mi metto le scarpe e devo andare a pranzo. Andiamo a Cividale oggi. Cambio giacca, è troppo caldo. Non si sa come vestirsi. Ragazzi, ci vediamo oggi pomeriggio. Intanto è andato già via il sole, purtroppo. Bello, vero? Sì, molto bello. Salame all'aceto quello. Vino rosso, no? Bello.
se è rimasto qui tutto il tempo. Sempre qui, mi hai aspettato. Che scemetto che sei. Ecco chi viene anche Bonnie. Eccoti qua. Ma è aperto il bagno. Vabbè, dai, esci. A Bonnie piace quando le apro la porta io. E tu? Tu cosa fai? Guarda che presto, sono 2:30. 2:40. È presto, non ti do niente. Sam, mi spiace, devo andare. Mi ha chiamato Maria ed è pronta e andiamo in centro. Matisse è stato sempre con me. Cicetto, ti lascio. Ci vediamo dopo. 25esima edizione. Sì, pensa che io non l'ho scoperto l'anno scorso che esiste. Eccomi Cicetti, sono a casa. È già lì in postazione voi due per la cena? Beh, sono le 6:30, adesso si può mangiare. Ok, allora buffoncelli, prendiamo le ciotoline. È stato bello, abbiamo fatto un bel giro. Ci voleva una bella camminata. Eccomi. Allora, ragazzi. Un salmone da finire, con un po' di formaggio squammabile. Non ho tantissima fame. Mi sto facendo le patatine, però. Sì? La cena è pronta. Che bella giornata oggi che è stata. Qui, sì, Clint ha costruito questa bellissima isola. Domani si cucina un sacco. E penso che sia perfetta qui nel centro della cucina. Sì. Oh, sempre quel doppietto, non quella di là, prima sono lì. Birgotta. E oggi c'è il sole e anche un po' di vento, quindi perfetto per poter fare la lavatrice e mettere ad asciugare fuori. Infatti sta andando la lavatrice. Ok, allora 200 grammi di farina, poi 100 grammi di acqua, uno, due, un cucchiaino di sale, una punta di bicarbonato. Poi mescolo, adesso faccio con la mano. Ok, lo metto a riposare. Sì, dai, facciamo prima la zucca. Ho preso una piccola zucca Hokkaido, perché è piccola e bella. Io non ho bisogno di tanta zucca. Eccola. Opa.
questa è la zucca. Adesso ci metto due patate che hanno un po' di germogli, così le usiamo, se no è un peccato. E adesso prendo i funghi, eccoli qua, ho preso questi. Ecco, così ho tolto tutta la terra bene. Che belli che sono grandi questi funghi, sarà un piacere tagliarli poi e metterli dentro. Cosa? Dai, dimmi, dimmi. Vuoi giocare? Un po' di soffritto, pronto, e mettiamo questo. Fatto. E decido di aggiungere la salsiccia. Sbriciolo. E direi che questo piatto è già buono così, da mangiare anche senza metterlo nella torta salata. Intanto ho tagliato i funghi a pezzi grossi. Adesso si è asciugata l'acquetta dei funghi abbastanza e direi che il ripieno è fatto, lo lascio raffreddare. Che buono, siccome ce n'è tantissimo mi sa che non lo metto tutto nella torta e un po' lo mangio stasera. Così facile da fare questa base per le torte salate. Uno e due, uno e due, ok, diciamo uno e due abbondanti. Allora facciamo, metto un po' di questo per stasera, mi mangio un po' di contorno così, tutto qua, viene una bella pastella, distribuiamo. Intanto ho acceso il forno a 180 gradi. Faccio un po' la buona, non è che sto a fare i ghirigori. 180 gradi per mezz'ora. Ecco. Allora, il tempo è trascorso e dovrebbe essere pronta. Tiriamola fuori. Non so se la vedrete perché è coperta. Allora, vediamo di non scottarci. Ecco la torta. Senti, non scottarti. Che bella. Non si vede niente. È venuta proprio bella. Adesso la facciamo raffreddare e poi faccio le porzioni, un pezzettino la mangerò anche stasera. Oh, che lavorata, adesso mi riposo. Aspetta, mettiamoci qua, va là, meglio.